Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Vuota Etina Day, cosa mangio in un giorno durante la mia dieta. Allora, quest'oggi vi farò vedere come preparare in casa dei cereali per la colazione. Sono con pochi zuccheri e soprattutto fatte in Poi casa. faremo Faremo insieme i insieme i miei miei soliti soliti piatti piatti unici, unici, sempre sempre molto molto gustosi, gustosi, e e come come snack snack un un frozen frozen yogurt yogurt con con il il pistacchio pistacchio e i e i frutti frutti di di bosco. bosco. Partiamo Partiamo dalla dalla colazione. colazione. Allora, Allora, oggi oggi faremo faremo questi questi cereali. cereali. Non Non so so se se avete avete mai mai provato provato a a farli farli in in casa, casa, ma ma sono sono davvero davvero molto molto semplici. semplici. Basta Basta mettere mettere in in un un mixer mixer questi questi ingredienti: ingredienti: l'avena, l'avena, i i semi semi di di chia, chia, che che aiuteranno aiuteranno a a creare creare una una sorta sorta di di impasto impasto gelatinoso. gelatinoso. Andiamo Andiamo a a tritarli tritarli molto molto bene. bene. Io Io utilizzo, utilizzo, come come potete potete vedere, vedere, il il Bimby Bimby perché perché trita trita davvero davvero perfettamente, perfettamente, ma ma potete potete utilizzare utilizzare un un tritatutto. tritatutto. Cucchiaio Cucchiaio raso raso di di zucchero zucchero di di canna, canna, due due pizzichi pizzichi di di sale sale e e un un cucchiaio cucchiaio di di sciroppo sciroppo di di agave agave o o altro altro dolcificante, dolcificante, quello quello che che preferite. preferite. Mettiamo Mettiamo anche anche un un cucchiaio cucchiaio di di olio olio di di cocco cocco. e E infine infine utilizzo utilizzo la la bevanda bevanda di di riso, riso, potete potete utilizzare utilizzare un'altra un'altra bevanda bevanda vegetale vegetale o o in in alternativa alternativa il il latte. latte. Mescolate Mescolate bene bene il il tutto tutto e e otterrete otterrete questo questo composto composto liquido liquido che che andrà andrà steso steso su su una una teglia teglia con con carta carta forno forno ben ben attaccata, attaccata, quindi quindi bagnate bagnate la la teglia teglia per per farla farla aderire aderire e e lo lo dovete dovete stendere stendere il più il più sottile sottile possibile. possibile. Non Non ci ci devono devono essere essere degli degli strati strati troppo troppo doppi, doppi, altrimenti altrimenti non non verranno verranno croccanti. croccanti. Quindi Quindi una una volta volta che che avete avete steso steso il il composto composto lo lo mettete mettete in in forno forno a a 200 200 gradi gradi per per circa circa 10-15 10-15 minuti. minuti. Dopodiché Dopodiché lo lo togliete togliete dal dal forno, forno, lo lo lasciate lasciate intiepidire intiepidire e e ricavate i ricavate i vostri vostri cereali. cereali. Quindi Quindi andate andate a a romperli romperli un un po' po' così. così. Togliete Togliete le le parti parti bruciate bruciate e e li li spezzettate, spezzettate, li li rimettete rimettete sulla sulla teglia, teglia, li li rinfornate rinfornate sempre sempre a a 200 200 gradi gradi per per altri altri 5-10 5-10 minuti minuti per per farli farli diventare diventare un un po' po' più più croccanti e croccanti e quindi quindi farli farli asciugare. asciugare. E i E i vostri vostri cereali cereali sono sono pronti. pronti. Una Una volta volta che che si si sono sono completamente completamente raffreddati, raffreddati, li li potete potete mettere mettere all'interno all'interno di di un un contenitore contenitore ermetico ermetico e e mangiarli mangiarli come come si si usa usa mangiare mangiare appunto i appunto i cereali cereali con con il il latte latte o o quello quello che che preferite. preferite. Passiamo Passiamo al al pranzo, pranzo, davvero davvero velocissimo velocissimo e e facilissimo. facilissimo. È È un un piatto piatto unico, unico, davvero, davvero, che che si si fa fa in in un un secondo. secondo. Questo Questo è è orzo orzo con con piselli, piselli, zucchine zucchine e e tonno. tonno. Metto Metto all'interno all'interno di di una una pentola pentola un un po' po' di di olio, olio, faccio faccio soffriggere soffriggere la la cipolla, cipolla, dopodiché dopodiché ci ci vado a vado a mettere mettere i i piselli piselli surgelati, surgelati, un un po' po' di di sale sale e e infine infine le le zucchine. zucchine. Faccio cuocere bene il tutto. Alla fine, quando le zucchine sono pronte, ci vado a mettere anche il tonno. Questo è tonno senza olio d'oliva, quindi al naturale. E in un'altra padella vado a cuocere l'orzo, che ci impiegherà all'incirca 25 minuti. Questo è un piatto davvero equilibrato e facilissimo da fare. Si può mangiare sia freddo che tiepido. In alternativa all'orzo potete utilizzare anche il riso o il farro, oppure se vi piace la quinoa, il bulgur, quello che volete. Passiamo allo snack, uno snack fresco e sano. Si tratta del frozen yogurt con i frutti di bosco e il pistacchio. Allora, mettiamo sempre all'interno di un mixer i frutti di bosco congelati, li tritiamo, dopodiché ci andiamo ad aggiungere al suo interno dello yogurt greco. Io utilizzo questo della Delta con 0% di grassi. Per dolcificare un pochettino i frutti di bosco che sono aspri, utilizzo il miele, ma potete utilizzare il dolcificante che preferite, ne basterà davvero un cucchiaio. E frullate. Questo è il composto che andrà all'interno delle formine. Io utilizzo queste formine rettangolari, ma potete utilizzare qualsiasi tipologia di formina. Potete creare anche un gelato con questo composto. Ci vado a mettere sopra della granella di pistacchio, potete utilizzare la frutta secca che preferite e li lascio nel freezer fino a quando si rassodano. Io di solito li preparo sempre il giorno prima e sono davvero buonissimi, freschi e golosi. Per cena anche qui una cosa davvero molto semplice, anche questo è un piatto unico. Preparerò delle patate al forno con un'insalata e una crema di ricotta e avocado. Sempre nel mio mixer vado a mettere l'avocado, la ricotta. Faccio prima frullare bene l'avocado, poi ci vado a mettere la ricotta e vado a metterci anche la buccia di un mezzo limone e 2 cucchiai di succo di limone. Ci metto anche un cucchiaio di olio d'oliva, un
un pizzico di sale e del peperoncino, potete anche utilizzare del pepe. Mescolo bene il tutto, dopodiché io ci vado ad aggiungere anche del prezzemolo tritato, ma se vi piace potete utilizzare anche altre spezie, come per esempio l'erba cipollina, la menta. E la mia salsa d'accompagnamento per le patate è pronta. Quindi le vado a servire insieme a questa insalata di carote e di cetrioli, che ho tagliato di lungo, insieme a un po' di olio. E questa è stata la mia cena. Allora ragazze, come sempre aspetto i vostri commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate di questi piatti, se già avete provato qualcosa anche dei video precedenti. Io vi leggo sempre, vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!